tutte le giornate. Cercano aiuto quando allucano per st'infamità, tutti i suoni si sono perduti e si cerca una mano e pietà per tramenda in del nuvolo scuro, manco solo se voglio affacciare. Ciao, sono Marina De Caro e partecipo a questa trasmissione online La Tua Arte. Lo farò proponendo video con la collaborazione di Barbara Lofermo, poetessa e autrice di video. I video saranno dedicati principalmente all'arte nel sociale. Leggeremo brani, poesie, vedremo quadri, ascolteremo musiche che ci riportino alla funzione anche sociale dell'arte. A presto. Mi occupo di cultura oltre a tante altre cose, quindi gare a parte la biblioteca, seguiamo un pochino le attività della biblioteca. Bene, con Bruno abbiamo iniziato una collaborazione con l'amministrazione nel senso di dare risposta a quelle che sono delle domande del territorio in merito proprio alla cultura, alla necessità e alla sete di cultura. In realtà posso dire questo, che io sono una giovanissima donna che si approccia a quella che è la cultura con curiosità, e che cerca in qualche modo anche di aprirsi delle realtà che non le appartengono, perché io mi occupo più che altro di amministrazione, seguo quelle che possono essere delle iniziative culturali, da un punto di vista prettamente tecnico, e lo facciamo chiaramente dal comune con la buona volontà e anche con quei limiti che purtroppo la burocrazia ci impone. Lo facciamo però con un desiderio e con una sensibilità spiccata, soprattutto rispetto a quelli che sono degli autori. Lo facciamo perché riteniamo che la cultura sia il veicolo della comunicazione per eccellenza. Ritengo innanzitutto questo: noi stasera qui abbiamo presentato quelle che sono le varie sfaccettature della cultura. Ci siamo mossi attraverso la presentazione di Mario Salvo, che ho avuto l'onore di conoscere soltanto da qualche giorno, ci siamo sentiti telefonicamente per riuscire un po' a concordarci per questa esposizione che abbiamo lì alla Sala delle Antiche Terme. Ebbene, io quando ho letto il curriculum di Mario Salvo, lo stupore l'ho avuto, come hai sottolineato tu, cara Tiziana. Anche perché in genere qui sulla nostra isola, che è anche una culla della cultura, perché noi abbiamo una storia che va indietro nei secoli, che ci riporta agli antichi greci, abbiamo qui, si può dire, una delle massime prime espressioni della scrittura e della poesia, perché non so quanti di voi conoscono la famosa Coppa di Nestore, e i primi versi scritti, diciamo che noi abbiamo qui la prova tangibile di quella che è il potere, la forza della cultura, della poesia, del pensiero. La Coppa di Nestore ci insegna semplicemente questo, che tutto può stravolgersi attraverso proprio la cultura e la conoscenza della cultura. Noi abbiamo vissuto qui a Ischia quindi dei percorsi di avvicinamento poi alla cultura greco-romana, e di qui siamo andati oltre. Ritengo che le istituzioni oggi abbiano un ruolo preponderante, quale volano della cultura stessa.
questa. Per cui da Mario Salvo, dal quale ho avuto la possibilità di comprendere le varie sfaccettature di quella che è una tecnica di impressionismo, come la vogliamo intendere, e poi in realtà con la spatola, ci dà il senso di come si vive e si comprende la realtà e come si vuole esprimere la realtà che ci circonda, non solo attraverso i colori, ma attraverso quelli che sono dei veri e propri colpi inferti su una tavola. E quindi al di là del colore e al di là delle parole, che riscontriamo poi all'interno delle poesie che avete letto stasera e che danno il senso reale della profondità umana, ecco, io posso dire questo: noi abbiamo la possibilità soggettivamente di rapportarci a quello che è un pensiero non solo dell'autore, ma di un pensiero che ci viene praticamente dato in maniera non violenta, ma proposto per farci riflettere. Ecco, Mario, i suoi quadri stamattina vi invito veramente a guardarli, andate a vedere, perché sono straordinari nella loro intensità, sono straordinari nel colpo di spatola, sono incredibili, perché ritengo che è difficile avere sull'isola degli artisti di questo calibro. Nunzia Zambardi con noi ha avuto la possibilità di realizzare una mostra straordinaria ed è un artista di prezzo in quella che è l'arte del... E con Nunzia abbiamo avuto la possibilità di allestire una mostra scommessa, direi, una scommessa dell'amministrazione, e siamo orgogliosi di quello che è stato il risultato. Però stasera qui è stata bellissima per noi. E questo è l'invito che faccio a Mario, di tornare, spero praticamente nel 2014, per un allestimento di un'esposizione magari più dura nel tempo, almeno un paio di settimane, anche per darci il tempo di poterti conoscere, perché poi questa è la realtà. Dall'altro lato dico questo: si passa dalla spatola alla penna. Noi passiamo alla penna, che poi in realtà è sempre comunque espressione di quella che è l'interiorità di ciascuno di voi. Voi avete il coraggio, che non abbiamo noi comuni mortali, di saper rendere con quelle che sono delle espressioni sia poetiche che di scrittura che di pennello o praticamente di spatola, perché molto spesso noi abbiamo questa difficoltà di rendere al pubblico quelli che sono dei sentimenti interiori. Io non credo assolutamente dell'esistenza di scrittori così come di artisti che abbiano questa capacità di distacco. Credo che in ogni opera c'è sempre l'autore, credo che in ogni opera c'è sempre il sentire dell'autore, e che cerca in qualche modo di comunicare un qualcosa, anche se non ha vissuto in prima persona quelle esperienze, ma seppur le ha sentite, magari rapportando come fanno i cronisti, i giornalisti, se scrivono è perché sentono realmente un qualcosa che magari non gli appartiene, ma cercano di comunicarlo. Ecco, è la comunicazione quello che a me interessa come giovanissima, e soprattutto come giovanissima curiosa di conoscere quello che è un mondo che va oltre. E ho avuto la percezione della profondità stasera, ho avuto la percezione e la possibilità di ascoltare quella che è la cultura anche attraverso la musica, la voce di Vita, e mi dispiace per quella che è l'impianto tecnico, perché purtroppo questa biblioteca con l'acustica non va assolutamente d'accordo, va bene con la cultura, sì, indubbiamente, però possiamo vedere organizzarci per migliorare un pochino. Però detto questo, è la musica, è il colore, è ovviamente la penna delle scrittrici, è la voce e quello che può darci anche un artista che ci parla del libro di Tiziano. Quindi anche questa è una novità per me, cioè avere la possibilità di vedere un artista che si occupa di spatole e colori, che sa leggere la realtà e che ce la sa comunicare con le spatole e quei colori, che scrive delle cose straordinarie per te, Tiziana, dando anche il senso di quello che è il tuo romanzo. Io non ho avuto modo di leggere né il tuo romanzo né le poesie, quindi ero per la prima volta qui presente ad ascoltare e a cercare di comprendere in linea di massima cosa spinge un autore a scrivere, e il coraggio, soprattutto in queste giovani poetesse che hanno... No, io credo che il coraggio sia prima di tutto per scrivere. Molto spesso è perché ci si vuole rapportare con se stessi e poi dopo
la pubblicazione. Eh sì, è ovvio. Però è tosto anche scrivere perché si ammettono tante cose che si hanno praticamente all'interno. Però noi che ascoltiamo abbiamo un dono che ci viene dato, che è quello di avere la possibilità di confrontarci con dei sentimenti che sono anche i nostri. E quindi è questa la poesia e questo poi il colore che ci danno i quadri praticamente di Mario, così come praticamente il quadro che tu descrivi all'interno del tuo romanzo. Per cui io penso che mi sono dilungata, perché poi tra l'altro sono abbastanza logorroica, rischio praticamente di portarmi fino a domani mattina, andiamo a prendere i cornetti. Ma comunque, detto questo, io ringrazio Bruno perché ha sempre queste geniali intuizioni, quelle di riuscire in un'unica serata a raggruppare più in momenti culturali, proprio perché ci dà il senso politico di quello che è il termine cultura, è quello che noi vogliamo, è quello che noi ricerchiamo. Sono due anni che sei una cosa, io faccio parte di Mondi Mancini, le Noise come si chiama, e questa di stasera è stata una scelta particolare, nel senso che abbiamo voluto dare tutto lo spazio che senz'altro meritano Rupe Mutevole con Tiziana, con Nicoletta e con Vanessa. Progetto culturale La Nostra Isola, ideato da Bruno Mancini, legge Antonio Mencarini. Forse ladro. Se il vento infiamma emozioni, se il vento trascina sogni, i miei pensieri. Il vento, il sole, il mare, il sole, il vento, il sole, il mare, le stelle. Tu forse ladra. Se il sole acceca dubbi, se il sole racchiude sospiri, i tuoi pensieri, i monti, i cuori, i fiori, i cuori, i monti, i monti, i monti, i cuori, i fiori, le stelle. Noi, forse ladri, se gli occhi inventano bambini, se gli occhi cambiano colori, pensieri. Silenzi, silenzi, nuvole attese, 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 nuvole, silenzi, silenzi, le stelle. E quando il vento infiamma i dubbi e il sole raccoglie i sogni, e quando gli occhi accecano emozioni, noi, ladri dei nostri ricordi.